Ciao Divetti, questo non è un mi trucco con voi, bensì è un vlog della domenica. Io ho in testa, scusate, scusate, ce la posso fare, arrivo, ok, ci sono, devo cercare l'ombretto di oggi, Niente, questo è un vlog, però lo inizio davanti allo specchio. E oggi che cosa farò? Niente di speciale, però niente, volevo vloggare perché è un sacco di tempo che non vloggo. Io sto mettendo questo ombretto che è, cioè, qualcosa che io amo. Dio, ecco questo qua, adesso non si vede il colore perché è contro luce, però è il blu della Vamp. Io adoro questi ombretti della Vamp, sono una figata, quelli in polvere così, cioè veramente li amo, si sfumano benissimo. Oggi mi trucco di blu. Tra l'altro sono super felice, una roba, cioè, proprio da buttarmi per terra, perché l'altro giorno da Jennifer ho trovato il chiodo blu. Scusate, sto cercando il pennello giusto. Pennello giusto, dove sei? Ecco qua. Ho trovato, io da anni, cioè almeno da un anno che cercavo il chiodo blu. Da quando mi sono resa conto che il blu mi sta così bene, ho detto no, devo avere il chiodo blu. Però non l'ho mai trovato, vi giuro, ce l'ho cercato anche su internet. E l'altro giorno entro da Jennifer e cosa trovo? Il chiodo blu. Ho detto no, cioè adesso poi ve lo faccio vedere. Ho detto no, cazzo, lo devo comprare. Nella maniera più assoluta. E oggi il cameraman deve andare da Euronics a comprare un televisore, no? Se non ho capito male. E vicino a Euronics c'è Scarpe Scarpe, quindi io approfitto e vado da Scarpe Scarpe. Per tutto questo tempo di video avrete visto questa chiazza sul mio asciugamano in testa, io ho appena lavato i capelli, cioè questa chiazza è il fondotinta. Cioè io prima mi sono messa il fondotinta, l'ho dato tutto sull'asciugamano e più che sulla faccia. Ora faremo insieme una cosa molto trash, ovvero la lavatrice. Quindi faccio vedere come fa la diva del tubo la lavatrice. Semplicemente butta tutto in lavatrice, cioè, capito? Ci va una scienza. Almeno questo lo so fare da sola. Ho scoperto che hanno fatto il detersivo Napisan direttamente, così non devo più mettere chili di Napisan in polvere dentro nella mia lavatrice praticamente. E io, sapete che sono maniaca dell'igiene, sto leggendo le istruzioni, no? In pratica c'è scritto le dosi, no? Ci sono scritte le dosi e c'è scritto, allora, acqua dolce 35 ml, acqua media 67, acqua dura 107. Che cazzo vuol dire acqua dolce, acqua media, acqua dura? Che cazzo vuol dire? Oh my god. Cioè, boh, io riempio tutto. Cioè, riempio tutto, così almeno non c'è pericolo che non si lavi la roba. Tornando a noi, questo è il famoso chiodo blu, cioè, e guardatelo quanto è figo. Poi ve lo faccio vedere meglio in un video haul, magari la settimana prossima. Lo amo. Bene, sono pronta. Questo è il mio trucco di oggi e i capelli di oggi. Ho fatto lo chignon, ma l'ho tenuto poco, quindi non sono ricissimi, però fa niente, il trucco è questo. Tutto blu, molto blu. E ora niente, shopping. Oddio, ho fatto una stronzata. Senza volerlo mi sono spruzzata il profumo in faccia, proprio qui sulla guancia. Quindi adesso avrò la faccia profumata tutto il giorno. Io devo dire una cosa. Praticamente sono arrivata un po' in ritardo e ho fatto aspettare il cameraman. Il mio look di oggi, vabbè. Praticamente... Guarda un po' il look di quello lì. Io me... Aspetta, chi... Che fa un freddo della Madonna, è la sì, donna è quella? Stai? Sì. Vabbè. È una femmina. Comunque,
Praticamente io mi sono messa le scarpe, ho messo le Jeffrey Campbell, no? E poi cioè, ero lì sulla porta che dicevo, ma sono strane queste scarpe. In pratica le ho messe al contrario, ho messo a destra sulla sinistra, però non ero sicura perché queste scarpe sono uguali da tutti e due i lati, no? Però effettivamente dal lato giusto erano più comode. E quindi ho dovuto cambiare. Il problema è che per metterle ci va 10 minuti. E allora niente, volevo dire questa cosa che ho fatto, che è una cosa molto da bionda, però vabbè. Io sono biondo naturale, quindi se cose le posso fare, giusto? Il cameraman non commenta. Faccio vedere il mio outfit che oggi mi piace. Ti piace il mio outfit? Devo ancora decidere. Ah, deve decidere. Ringrazia che non mostro il tuo. Il mio è esattamente quello di ieri. Comunque non avevo voglia di impegnarmi. Jeffrey Campbell, calze con le borchie, gonna con le borchie, borsa pelosa, guanti con le borchie e sciarpa viola con i glitter. E boh, è il mio outfit di oggi. Adesso andiamo, tu vai da Euronix, io vado da scarpe. E lì c'è Euronix, quindi è tutto molto calcolato. Vabbè, andiamo a vedere prima se c'è sta TV, poi se sei lì che... Ah, io vado di là. Piacciono? Allora, sono uscita da scarpe, devo scoprire se il cameraman è uscito da Euronix oppure è ancora lì. Dalla macchina non c'è, quindi torno da Euronix, spero sia lì. Queste sono le scarpe che ho preso, con tutta questa cosa di pizzo trasparente e i due fiocchettini. Sono un po' gothic, no? Cioè gothic in senso romantic. Sì, ma le scarpe con i tacchi sono tutte gotiche. Ah, ecco. No, noi facciamo l'aperitivo vlog con i... come si chiamano già? Brezel. Comunque devo dire una cosa, fare un appello che ho fatto anche su Facebook, lo faccio anche qua. Praticamente voglio un gatto, ho deciso dopo anni che ci penso, perché ci metto un po' a decidere le cose, ho deciso che voglio il gatto, però praticamente voglio uno Scottish Fold di colore grigio blu con gli occhi arancioni maschio. Per cui io sto facendo appelli, sto contattando allevamenti, se qualcuno sa nel nord Italia, sono disposta a spostarmi però solo nel nord Italia, e per sto gatto che sarebbe lo Scottish Fold grigio, si chiama blu il colore, con gli occhi arancio maschio, e lo voglio assolutamente, quindi finché non lo trovo. E però l'unica cosa, perché mi hanno già dato dei link, però io voglio il gatto di razza con il pedigree, che il pedigree serve soltanto a farti come garanzia che sia di razza, no? Perché praticamente sti gatti, se non sono proprio selezionati bene, possono avere dei problemi di salute, gli Scottish Fold. Adesso ci sarà il moralista che dirà, no, li devi prendere al gattile, perché poverini muoiono di fame. E quindi no, non ditemi a me ste cose perché mi fanno incazzare, perché io voglio lo Scottish Fold, non voglio un gatto qualsiasi, è proprio una mia richiesta da diva, voglio lo Scottish Fold. Che poi sti qua io non li capisco perché dicono così, però cioè quelli di razza poverini non se li devi pigliare nessuno. E c'è il razzismo al contrario? Sì, perché cioè io ho sempre avuto gatti non di razza. E sarebbe il primo di razza. Ah boh, allora hai già dato. Ho già contribuito. Però c'è il ragionamento che va preso solo al gattile o al cane, solo al canile. Allora tutti gli altri di razza non vanno a... Poverini. Beh, poverini appunto. Se non sapete che gatto è, vi metto una foto qui dello Scottish che voglio. Così lo potete vedere e se lo vedete capite che è bellissimo, quindi è per quello. Sembra un po' miagoloide come gatto, eh? Mongoloide?
Miagoloide sono i mongoloidi dei gatti, si chiamano miagoloidi. Sì. No, sono ma no. Con le orecchie basse, lì il muso, che sembra che... è uguale, è la versione bulldog del gatto. Ma non sì. È vero, ha il muso normale. Ma sembra che abbia preso una porta. Ma no, quello è il persiano. Lo scottish ha il muso normale, ha solo le orecchie giù. E poi è un gatto coccolone, quindi... Che palle. Che palle, dopo è un gatto stronzo che ti caga per casa. Sì. Tu dovresti prendere... Allora, parliamo di gatti. Un bel siamese. No, li odio. Appunto. Sono antipatici. Hanno il tuo carattere. Ma cosa c'è? Non è vero. Quindi, però, te che generalmente il padrone assomiglia molto all'animale che ha scelto, no? Quindi sì. Dovresti sceglierti uno che ti assomiglia, non uno che... Così metti te di fianco al gatto. Che cos'ho io di simile ad un cinese? Siamese. Un cinese. Che sono aristocratici. È proprio un aristogatto, no? Se la tira un casino. Ci sono razze che se la tirano di più, tipo il norvegese. Che... Vabbè, ma il norvegese sta tipo Burzum, sta su in aria. No, si trovano. Ma sono pelosi, puzzano. Là c'è ma come puzzano? Hai detto norvegese. Sono quei gatti gonfi di pelo che pesano 10 kg. Sì. E se c'erano sto umore che appesta a casa. Ma cosa dici che appestano casa? Oddio, ho bevuto il vino. Non è per quello che ridi. No. Dobbiamo farvi vedere una cosa che abbiamo comprato allo Shan. Promettitela tu questa. No, te la metti, tu l'hai comprata. Quindi prova prima allora, tu. Praticamente è una cannuccia. Gli occhiali a cannuccia. Allora. Gli occhiali a cannuccia. Così. Una va in bocca e l'altra va nel... Ti mi fai provare. Si vede che passa dagli occhiali. Funziona. Hai visto che funziona? Hai visto che funziona? Io li volevo anche di un altro colore, però rosa, cavolo. Io li volevo verdi o arancioni. Adesso devo girare mezzo supermarket per trovarne un altro paio. Ti sei bagnata? Non ce la faccio. Dai. Però funziona. Sembri a risa con quella roba. Perché hai comprato sta cosa? Io ho visto sta cosa e gli ho detto: questi sono troppo da rouge. Adesso dico una cosa, perché dovete sapere che lui è conosciuto perché ha degli oggetti strani, però non tanto adesso, ma una volta mi ricordo quando avevi la tipo rossa, da sta tipo uscivano cose assurde. A un certo punto era uscito un ventilatore grande così. No. E girava. Io non me lo ricordo neanche più. Io me lo ricordo. Vabbè, comunque scarica la batteria, mi sa. Alzo un po' le ISO perché è buio. ISO, alzatevi. Così mi vedete, ok. Niente, vi chiederete come mai ti sei fatta la doccia prima di struccarti. Perché volevo fare un pezzo di video da uscire dalla doccia, siccome mi sono dimenticata di concludere il vlog prima, ho detto allora no, non mi strucco, mi devo far vedere truccata.
No, vabbè, comunque il vlog è concluso. Adesso mi strucco veramente. Il vlog è concluso. Niente, se vi capita di sapere di qualche allevamento che ha il gatto che voglio io, fatemelo sapere. E boh, non penso vi interessi vedermi mentre mi strucco. Ah, vi volevo dire una cosa, ecco, sì, infatti stavo rimuginando, cioè ho passato 5 minuti a rimuginare, devo dire qualcosa. Praticamente sapete che io odio le scarpe da ginnastica, cioè io non mi metterei normalmente le scarpe da ginnastica per uscire, a meno che non devi fare, a meno di non dover andare a fare sport, però non le metto così. Le odio, sempre odiato le scarpe da ginnastica, ma grazie a Carolina, che saluto, ciao Carolina, che è una divetta, che mi ha linkato delle scarpe da ginnastica della Nike, che praticamente chiamano Air qualcosa, adesso non mi ricordo esattamente, praticamente costano 250 euro tipo, o poco meno, comunque sia lì, e hanno la suola che è sfumata, c'ha lo chatouche praticamente, e ha diversi tipi di chatouche, ci sono quelle monocolore tipo la suola viola e la suola azzurra, però c'è anche quella viola che diventa azzurra, verde che diventa azzurra, e ce n'è anche una fighissima, un modello fighissimo con la suola che da arancio diventa fucsia, e sembrano delle caramelle queste scarpe, sono veramente una figata, e pensavo di comprarmele, solo che visto il costo elevato volevo vederle prima in negozio. Non so, ma sono andata oggi da Foot Locker insieme al cameraman, e praticamente la commessa mi ha detto che a loro non arrivano, quindi che le devo veramente comprare online. Ma fatemi sapere se qualcuno ha queste scarpe, se sono davvero così come in foto, se nella realtà sono come in foto, perché se sono come in foto sono una figata pazzesca. Con questo io vi saluto, ci vediamo domani con tutti i video poi della settimana. E niente, bye bye. Ho un'occhiaia lì veramente bestiale qua, tutta bestialissima questa occhiaia, oh. Cacchio, paura.